Se siete alla ricerca di un notebook nella fascia media del mercato che possa essere utilizzato in sostituzione del desktop di casa o in generale per svolgere tutte quelle operazioni basilari che interessano al 90% degli utenti, nel vostro processo di scelta non potete non essere incappati nella linea VivoBook di Asus. Si tratta della famiglia di prodotti di fascia medio-bassa del produttore taiwanese che specialmente nelle ultime generazioni è spesso contraddistinta da soluzioni molto interessanti per il loro rapporto qualità-prezzo. Quello che ho qui tra le mie mani è il VivoBook S15 2020 con a bordo i nuovi processori Ryzen 4000, ma non perdiamoci in altre chiacchiere e andiamo subito a scoprire come se la cava. Siccome esteticamente e a livello generale non cambia molto rispetto ai modelli che lo hanno preceduto, comincio subito parlandovi di hardware e di come si comporta la piattaforma che Asus ha implementato qui dentro. Anzitutto diciamo che si tratta del nuovo Ryzen 7 4700U, accompagnato da 16 GB di RAM ed un SSD NVMe PCI Express da 512 GB. Quest'ultimo offre velocità di lettura e scrittura non esagerate, ma volendo può essere aggiornato in maniera abbastanza semplice. Non c'è una GPU discreta, ma il listino di questo notebook non poteva certo farci sperare di trovare qui dentro qualcosa di più della grafica Radeon Vega RX che accompagna i processori AMD di ultima generazione. Devo dire che comunque parliamo di una soluzione che è in grado di cavarsela bene nella maggior parte delle soluzioni e per il pubblico mainstream a cui si riferisce questo prodotto è assolutamente sufficiente. Io ad esempio ho utilizzato questo VivoBook per qualche partitina Overwatch in pausa pranzo e devo dire che in Full HD con dettaglio medio si riesce a ottenere una fluidità e una giocabilità discreta. Peccato siano ancora molto pochi i software che supportano le schede AMD per quanto riguarda l'accelerazione grafica e quindi rispetto ad alcune alternative dotate di schede Intel con QuickSync o Nvidia con l'accelerazione CUDA, software come Premiere Pro faticano un po' di più a gestire la timeline e specie con progetti in 4K magari l'export è un pochino più lento. Nulla di trascendentale dal momento che chi si affaccia a una soluzione del genere difficilmente ha come intento quello di creare contenuti multimediali particolarmente complessi. Ma veniamo alla CPU, che a livello di potenza bruta è senza dubbio una delle migliori alternative attualmente in commercio, specialmente su soluzioni non troppo costose. Come gira questo Ryzen 7 4700U? Bene, anzi benissimo, come del resto abbiamo già visto sullo Yoga Slim 7 di Lenovo. Lo stress test mostra un andamento decisamente buono, caratterizzato dal classico picco delle frequenze iniziale, che arrivano oltre i 4 GHz su tutti i core, per poi calare fino a circa 3 GHz, dove rimangono per alcuni minuti, prima poi di scendere definitivamente ulteriormente assestarsi a 2,5 GHz per tutto il tempo rimanente. Una messa a punto che nonostante i numeri non è per nulla spinta. Pensate che sulla CPU non si va mai oltre i 75 gradi, ben sotto quindi ai valori di sicurezza, mentre sulla tastiera si viaggia poco sopra i 30 gradi. Diciamo pure che Asus ha puntato tutto sul comfort di utilizzo, ma questo non va assolutamente a pregiudicare le prestazioni, con un sistema che resta sempre sempre reattivo, anche quando calano le frequenze dei core. Tra l'altro questo VivoBook è anche molto molto silenzioso, le ventole che girano al massimo a 2600 rpm si stabilizzano durante lo stress test intorno ai 1000 giri al minuto, garantendo un fruscio appena appena accennato. Bene, quindi per cosa possiamo utilizzare questo VivoBook S15? Sostanzialmente, ve l'ho anticipato poco fa, siamo di fronte a un prodotto ottimo per la stragrande maggioranza degli utenti, ma personalmente lo vedo molto molto bene in sostituzione di un vecchio PC desktop, magari utilizzato per navigare, gestire la mail, per far girare i programmi della suite Office, realizzare anche ricerche per la scuola, perché no, e guardare qualche video in streaming. Ecco, per tutto questo VivoBook S15 basta e avanza, specialmente se ci associate magari un monitor esterno, quando ovviamente non lo usate in mobilità. E dato che vi ho citato un monitor esterno, spendiamo due parole anche su quello integrato, che è un classico pannello LCD da 15,6 pollici diagonale con risoluzione Full HD e una finitura opaca abbastanza efficace. Non è il miglior display che abbia mai visto a bordo di un notebook, anzi, non so se per colpa di questa finitura opaca molto invasiva o in generale per la qualità del pannello, i colori mi sembrano sempre un pochino slavati e l'angolo di visione non è proprio ottimale. Anche la luminosità massima è soltanto sufficiente, parliamo di circa 250 nit che vanno bene in interna ma in esterna ci mettono un pochino in difficoltà, specie sotto la luce del sole. La copertura dello standard sRGB è inferiore al 70% e i delta E sono piuttosto alti sia per i grigi che per i colori, vanno in entrambi i casi oltre quello che è indicato come il valore di riferimento della tolleranza. Insomma, se dovessi dare un consiglio ad Asus per migliorare questo prodotto in una prossima generazione, sicuramente partirei dal display.
un display che ha delle cornici abbastanza contenute, anche se non certamente ai minimi termini, e sono l'unica parte in plastica di tutta la scocca. Le altre sue componenti sono infatti in alluminio e offrono una buona solidità complessiva. Il peso è di 1,8 kg, ma è ben distribuito e sinceramente sembra meno pesante di quello che è in realtà, mentre lo spessore di solo 1,6 cm lo rende probabilmente uno dei prodotti più sottili in questa categoria di prezzo. La tastiera non flette, anche se premiamo i tasti con forza, e ha un buon feedback e una buona corsa. Avrei però preferito e apprezzato un pochino più di resistenza alla pressione. Diciamo che sono dettagli e in generale posso dire che si tratta comunque di una soluzione con una curva di apprendimento abbastanza bassa. Occhio soltanto al tasto accensione, che è integrato proprio nella tastiera in alto a destra, e potrebbe capitare quindi di premerlo ogni tanto accidentalmente. Sufficiente il touchpad, che non è enorme, poteva essere sicuramente allargato un pochino di più considerando anche tutto lo spazio che abbiamo a disposizione sul poggiapolsi. Le dita scorrono comunque bene e si possono sfruttare il gesto di sistema senza troppe complicazioni. Non c'è lettore di impronte e non c'è lo sblocco con il riconoscimento del volto, o almeno non in questa configurazione. Io direi che almeno uno dei due metodi di accesso ormai me lo aspetto anche in questa fascia di mercato e in generale su tutti i notebook. Buona invece la dotazione di porte, che include un HDMI, 3 USB standard, una tipo C, un lettore di schede microSD, jack audio combo e il connettore proprietario per la ricarica. Avrei gradito la possibilità di caricare il notebook anche tramite la Type-C, cosa che purtroppo non avviene. Chiudiamo poi parlando di autonomia. La batteria dentro a questo VivoBook è da 50 Wh, nulla di entusiasmante ma comunque sufficiente a garantire un'autonomia più che sufficiente, complici soprattutto gli ottimi consumi del chipset. Considerando un utilizzo lavorativo fatto principalmente di videoscrittura e navigazione web, si raggiungono senza troppi problemi le 8 ore e mezza, che scendono poi di qualche minuto invece se utilizziamo il notebook per guardare video in streaming con l'app di Netflix. A pieno carico invece la batteria si scarica completamente in poco meno di 2 ore. Il caricatore in confezione è da 45 watt, è molto molto piccolo e carica il notebook da 0 a 100 in circa 90 minuti. Ed eccoci al momento di tirare le somme. Questo VivoBook è un notebook dal design abbastanza moderno, realizzato per la maggior parte in alluminio, sufficientemente curato nell'assemblaggio, soprattutto considerando la fascia di prezzo. Parliamo di un prodotto mainstream che si posiziona nella media delle soluzioni della sua categoria sotto tutti i punti di vista. Buone le performance, buona la dotazione della batteria, bene la dotazione di porte, ma sicuramente da migliorare il display. Avrei utilizzato una SSD un pochino più veloce. Costa 799 euro, che secondo me è un prezzo corretto e che lo mette in una posizione ottima in caso di eventuali offerte, non poi così rare, che potrebbero portarlo molto spesso e molto presto sotto i 700 euro. Se questo video ti è piaciuto, ovviamente lascia un bel like qui sotto, iscriviti al canale, attiva la notifica e qui sotto in descrizione trovi anche il link che ti porta alla recensione completa che ho appena pubblicato sulle pagine di HDBlog. Ciao!